Parliamo qui dei diaspori che si sono formati su fossili. Ecco, la fossilizzazione in silice è un processo non molto comune perché la maggior parte dei fossili sono in carbonato, in calcite. Alcuni fossili si formano per calco, quindi non danno diaspori, questi in realtà sono un tipo di fossilizzazione abbastanza non poco, non molto comune, e il calco evidentemente è il riempimento di una cavità. Poi ci sono altri due processi in cui si ha sostituzione del materiale originario del fossile, in genere sono le parti dure che fossilizzano, le parti molle molto difficile che si conservino. È la sostituzione della calcite o aragonite, quindi del carbonato con silice, che è un processo comune nella fossilizzazione di coralli, stromatoliti e pochi altri animali con guscio aragonitico o calcitico, e la permineralizzazione, che è una sostituzione con silice del legno. Nella permineralizzazione è l'unico caso in cui si possono conservare i dettagli più fini del legno e si possono vedere perfettamente le antiche cellule di questi tronchi. Quindi la permineralizzazione è un processo tipico della fossilizzazione in silice e non esiste una permineralizzazione in carbonato, mentre questo è un processo che in genere sostituisce appunto il carbonato. Bene, alcuni organismi hanno già di per sé un guscio silicio, per cui la fossilizzazione ovvia è in silice, e queste sono delle spugne che hanno spesso un guscio silicio all'interno. Queste vengono dalla Danimarca, dove vediamo che si trovano al centro di noduli di selce. Infatti, se si trovano queste spugne nella zona di sedimentazione giusta, possono fu fungere da germe di accrezione del nodulo, e quindi diciamo che la radiolarite che ci sta intorno sono porzioni che si sono agglutinate attorno al fossile principale. Alcune di queste spugne, come il caso di queste, sono interessanti perché, appunto, come dice il nome, Plintocella resonans, posseggono dentro una seconda pallina della spugna che suona, e quindi i bambini che arrivano in spiaggia a fare il bagno in alcune spiagge della Danimarca trovano queste campanelline e ci giocano. Ecco, la fossilizzazione per calco, come abbiamo detto, non è molto comune, però può dare fossili, in questo caso gasteropodi, in cui ci si formano praticamente delle agate dentro le cavità dei fossili. Questa è una conchiglia sinistrorsa che viene dall'India, e questo è invece un altro gasteropode del Marocco. Esiste la possibilità che tutta la roccia silicizzi, quindi probabilmente è una roccia già di per sé ad alto contenuto silicio, però può formare dei diaspori. Questo è il famoso diaspro Turritella, in cui vediamo che è tutto silicizzato, c'è questa altissima concentrazione di turritelle, mentre questo è un materiale dell'Ucraina, e in cui si trovano i calchi interni dei crinoidi. Crinoidi sono quegli organismi gigli di mare che hanno un lungo gambo, questi gambi sono fatti di segmenti, e la parte interna ha questa curiosa forma a vite, molto strano. Altre conchiglie di composizione calcitico-aragonitica, come gasteropodi o ammoniti, possono silicizzare e dare dei fossili molto belli. Però, per tornare nel gruppo dei diaspori, la fossilizzazione per sostituzione è, come abbiamo detto, tipica di alcuni materiali come i coralli. Questi sono i famosi coralli di Sumatra, possono essere con la struttura stellata, o questi che chiamano brain coral, cioè coralli di cervello, sono un po' più rari. Altri coralli famosi della Florida in realtà sono solo dei calchi, infatti vediamo che si distingue molto bene la parte esterna, però la parte interna è stata disciolta e si è creata come una cavità, una geode, dove ha cristallizzato poi il calcedonio. Un altro gruppo di materiali che fossilizzano frequentemente in silice sono gli stromatoliti. Gli stromatoliti sono tappeti algali,
cioè sono dei biofilm di batteri, la parola inganna perché non sono fatti di alghe, sono cianobatteri, cioè i primi organismi che svilupparono la fotosintesi, li abbiamo già visti nel capitolo 2 quando abbiamo parlato dei BIF, e formano una specie di coralli, cioè sono delle strutture di carbonato fatte a laminate. Ecco, le stromatolite vere e proprie dovrebbero essere laminate, cioè come questa porzione, mentre a queste con strutture così a pinnacolo in genere si danno altri nomi, però diciamo che sono sempre strutture composte da cianobatteri. Si trovano, si sviluppano in genere nelle zone di marea e sono stati gli organismi dominanti sulla Terra nei primi miliardi di anni della vita. Questi vengono dal Minnesota, uno dei giacimenti dove le stromatolite sono più belle e possono essere verdi o rosse. Vediamo che questo è un taglio orizzontale, questo è un taglio verticale. Queste strutture a pinnacolo possono essere molto ravvicinate, oppure possono essere un po' distanziate. Questo è un taglio orizzontale, si vedono tutti i cerchi di questi pinnacoli. Ecco, per farvi capire, visto che stromatoliti sono organismi in cui non siamo in genere molto familiari, e oggigiorno sono organismi rari, sono relegate alle acque ipersaline di alcuni laghi salati o in alcune lagune a concentrazione di sale molto alte, alte temperature, dove ci sono poche altre forme di vita. Sono questi pinnacoli dall'aspetto di masse coralline, però ricoperti da una mucillagine che è appunto questa massa di batteri. I batteri hanno la capacità di creare i biofilm, che sarebbero delle lamine in cui, perché il battero può creare materia organica al di fuori della cellula. Quindi, oltre ad avere la cellulina con materia organica dentro, crea una massa di gelatina al di fuori. Per cui, una colonia di batteri è immersa in una gelatina prodotta da essi stessi, in cui non si capisce più se una porzione è stata prodotta da un organismo o da un altro. Quindi, per quello si chiamano biofilm o tappeti algali, perché c'è un continuo e a un certo punto si perde la distinzione dell'individuo. Un altro ambiente tipico è quello, abbiamo detto, dei laghi salati. Questa è la Laguna Negra in Argentina. Si formano questi semisfere, mezze cupole, forme a duomo, che appoggiano su queste acque, che seccano, questi laghi si seccano e sono organismi che sopportano molto bene i cambi di temperatura e di salinità. E questo è un organismo fossile del Marocco, in cui vediamo che è capovolto, questa è la base, hanno esattamente questa forma, si possono vedere le linee di crescita. Ecco, in alcuni casi, come in questi del Wyoming, stromatoliti possono avere ancora strutture colonnali al suo interno, però nella superficie produrre questi lobi. Infatti, in questo caso si chiamano oncoliti. Oncoliti veri e propri, in realtà, sono come le stromatoliti, però sono sciolte, cioè dovrebbero essere fatte a noduletti sciolti. Si formano in zone di maggiore energia rispetto alle stromatoliti, appunto, cioè questi noduletti dovrebbero muoversi con il movimento delle acque. Questo è un altro diaspro oncolitico del Madagascar, in cui vediamo che questi noduli sono immersi in una massa di fondo che probabilmente è costituita ancora dall'organismo, e può essere che parte di questo diaspro sia non solo di precipitazione biochimica, ma in parte chimica. Ecco, questo è un ambiente in cui si formano oncoliti attuali, questo in Messico, e questo è un oncolite della Corsica in Francia, e vediamo che sono dei noduletti di un materiale molto simile ai coralli. Ecco, un gruppo di organismi affascinanti, sempre costituiti da batteri, sono le microbialite. In realtà sono la stessa cosa rispetto agli stromatoliti, ma siccome non sono laminate, hanno un nome diverso.
Ecco, le microbialiti sono tipiche di alcuni laghi freddi, questi vengono dalla British Columbia, e il Pavilion Lake è stato molto studiato dalla NASA per studiare le analogie con la vita, le possibili forme di vita su Marte, e sono degli organismi di proporzioni colossali e ancora formano una specie di barriera corallina, queste strutture di decine di metri di altezza sono dure. Anche se sembrano mollicce, sono rigide. Ecco, un altro gruppo di materiali che facilmente silicizza è quello delle ossa di dinosauro. Le ossa di dinosauro silicizzano in genere le ossa di grandi dimensioni. Questo è un esempio dall'Argentina, dove sono stati trovati i dinosauri più grossi esistenti, e approfitta diciamo, la silice della porosità, la grande porosità di queste ossa. Questa è una sezione di un osso di una tibia che viene dallo Utah. Ecco, il colore più diffuso è il rosso e vediamo che è una specie di agata che entra dentro le cavità, forma un po' di bande, e però ci sono ancora i residui dell'osso e non tutto il materiale è stato completamente silicizzato, per cui possiamo avere realmente delle parti ossee. La varietà di colori è incredibile, le più pregiate sono quelle, ovviamente, con i colori più sgargianti, ma spesso può succedere che cavità limitrofe diano colori completamente diversi, che dà un tocco in più, diciamo, di rarezza e anche di estetica. Vediamo qui alcuni campioni di alta qualità e sono usati in gioielleria per fare oggetti molto belli. Ecco, qui vediamo ancora che i pattern sono più o meno sempre gli stessi e quindi è molto difficile risalire a che tipo di animale fosse, però i colori sono molto diversi, addirittura possiamo avere dei campioni in cui si è avuto il passaggio calcedonio, per cui sono diventati trasparenti. Sempre restando nel gruppo dei dinosauri, insomma, nell'ambiente dei dinosauri, i coproliti possono silicizzare. Questi sono coproliti dello Utah, quindi nella stessa zona dove si trovano le ossa, e in questo caso però, oltre a un riempimento di pori, abbiamo sicuramente una permineralizzazione, in quanto questi coproliti molto probabilmente erano costituiti da materia vegetale, e quindi già siamo al limite della permineralizzazione che adesso vedremo, che è caratteristica dei tronchi. Ecco, la perminealizzazione è un termine così usato per la sostituzione di legno con silice. Vediamo che i dettagli interni si conservano con una finezza incredibile, per cui si possono vedere le cellule di organismi vissuti centinaia di migliaia di anni fa e sono molto utili nella ricostruzione dell'evoluzione dei vegetali. Sappiamo che la permineralizzazione è un processo rapido, infatti c'è un caso di tronchi sepolti durante un'eruzione nel 1886 in Nuova Zelanda, dove questi tronchi sono già stati mineralizzati con silice, quindi è un processo abbastanza breve. Ecco, un esempio per farvi capire come funziona il processo di permineralizzazione viene da un processo elaborato da un studioso tedesco, che si chiama plastinazione. Questo studioso ha inventato un sistema per conservare un corpo umano. Qui si tratta di organismi umani veri, hanno donato il loro corpo in vita e quando morti questo signore li ha trasformati in oggetti di plastica. Il processo avviene in tre fasi, si mette l'organismo a bagno in acetone e si estrae tutta l'acqua e tutta la materia grassa, cioè le cellule vengono letteralmente svuotate, tutti i tessuti vengono praticamente svuotati da tutta la parte diciamo, di grasso e restano solo le pareti delle cellule. Dopodiché si inietta un polimero di silicone, quindi qualcosa di molto simile a quello che è la silice dei tronchi. Anche quello è un polimero di silicone. Questo polimero entra e ririempie tutte queste cavità. In un'ultima fase si indurisce il polimero e per indurirlo ci sono varie tecniche, un po' il calore, un po' raggi ultravioletti. A che serve? Beh, diciamo che serve per scopi didattici, si mantengono
tutti i tessuti originari, quindi invece di lavorare su dei cadaveri a lezioni di anatomia si può lavorare su questi corpi che non hanno nessun odore, però mantengono ancora i colori originali dell'organismo e si può conservare praticamente tutto. La plastinazione non è un calco, questo è un calco, questa è una bambola, serve per giocare, però non, se dentro è tutta fatta di gomma, invece qui si mantiene virtualmente tutto. Lo stesso succede nei tronchi, questo è un calco, cioè si perdono tutte le informazioni dell'interno del tronco, solo abbiamo la forma esterna, mentre questo è un tronco permineralizzato. Quindi deve aver agito un processo molto simile a quello della plastinazione, però in natura e naturalmente. Vediamo, questo è un esempio di un tronco moderno, una conifera, e questo è un tronco fossile. Vediamo che la costanza dei parametri, cioè dei pattern, è perfetta, quindi sicuramente il processo era molto simile a quello della plastinazione. Il processo di fossilizzazione naturale in silice comincia senza dubbio con una opalizzazione. Come abbiamo visto, l'opalizzazione è un processo che può avvenire, abbiamo visto nel capitolo sui diaspori riolitici, può avvenire virtualmente su quasi tutti i materiali, ci sono gneiss opalizzati, abbiamo visto serpentini opalizzati, quindi diciamo questa sostituzione di materiale che abbiano qualche porosità da parte di opale, e se c'è le condizioni chimiche adeguate può avvenire anche sul legno, che è una composizione che non ha niente a che vedere con quella della silice. Dopodiché il passaggio da opale amorfa a selce già lo conosciamo, è sempre lo stesso processo di silicizzazione, diasporizzazione. Quindi i tronchi opalizzati, che venivano anticamente chiamati opalexilloide, sono dei passaggi intermedi del processo di fossilizzazione in silice. Vediamo da dove vengono questi tronchi, sono affascinanti perché si può fossilizzare una foresta intera, infatti in alcuni casi si sono stati allestiti dei parchi nazionali, il più famoso è quello dell'Arizona che tutti conoscono, dove si trovano tronchi di dimensioni immense, perfettamente conservati, con tutti i disegni interni, e una paletta di colori pazzesca, infatti si chiamano Rainbow Wood, cioè legno arcobaleno. Questa è una foresta del Triassico che è stata sepolta da un'eruzione vulcanica e i tronchi sono quasi tutti, diciamo la maggior parte, costituiti da araucarie, cioè una famiglia di piante, che è della famiglia degli abeti, dei pini, che erano ancora gimnosperme, perché all'epoca le angiosperme, cioè le piante con fiori, ancora non si erano sviluppate. Questi tronchi sono molto grossi, quasi tutti in posizione orizzontali, spezzati, molto belli, e i colori interni sono di una varietà incredibile, unica al mondo per la qualità dei colori. Però ci sono altre foreste petrificate, e una molto bella si trova in Patagonia, anche qui c'è un parco nazionale, sono ancora delle conifere, perché infatti il giacimento è del Giurassico, e in questo caso si sono fossilizzati non solo i tronchi ma anche le pigne. Vediamo, addirittura in questa pigna si possono vedere i pinoli all'interno e in alcuni casi possiamo avere le pigne ancora attaccate al tronco originale. Sono tutte araucarie, che sono degli alberi che vivono tuttora in Patagonia. Un'altra foresta molto famosa è quella di Lesbo, in Grecia, nell'isola greca di Lesbo, e in questo caso alcuni tronchi sono ancora in posizione eretta. Beh, alcune foreste famose che non hanno un'estetica per poter essere protetta come parco nazionale, perché si trovano magari all'interno di depositi o i materiali sono stati rimaneggiati, però danno una grande quantità di materiale da collezionismo, e una delle più famose è la Blue Forest del Wyoming, in cui caratteristico sono i colori nero e blu, infatti nelle fratture del legno è entrato un calcedonio blu, per cui dà un pattern molto caratteristico. Inoltre questi tronchi sono stati un po' schiacciati, vediamo che
hanno questa forma così un po' ovaloide, che è una caratteristica di questo giacimento. Altri tronchi molto belli vengono dalla zona di McDermitt, al confine fra l'Oregon e il Nevada. Questo è un legno di ciliegio. Un'altra foresta pietrificata si trova nella zona di Stinking Water, questo è un legno di quercia. Ancora famosa dell'Oregon è la Sweet Home, un'altra foresta pietrificata. Fra l'Oregon e l'Idaho ci sono moltissimi giacimenti di legni fossili. Però se usciamo dagli Stati Uniti, un posto dei più famosi è una foresta del Nord Madagascar, nella zona di Majanga. Anche qui sono coniferi, infatti questa foresta è del Triassico e può essere anche molto colorata in questo caso. Un altro tronco molto curioso è il teredo wood. Questo forma un diaspro chiamato teredo wood, in cui le strutture del legno sono state perse perché questi tronchi sono stati attaccati da dei molluschi. Sono dei molluschi che vivono tuttora, che attaccano le imbarcazioni di legno, e si chiama teredo. Questo è un esempio attuale. Vediamo che è un animale con forma di verme che si attacca al tronco, e qui ha due piccole conchigliette, due valve, infatti è un bivalve, che girando possono scavare, come trapanare il legno e crearsi una tana. L'animale resta affacciato sul bordo e approfitta di tronchi che galleggiano in mare. Infatti questi tronchi non si trovano nella posizione primaria della foresta, ma hanno galleggiato e si sono depositati sul fondo quando la quantità di organismi che aveva perforato questo legno era tale per cui non c'era più abbastanza legno da permettere una galleggiabilità, e il tronco affonda. In questo caso i molluschi muoiono e i buchi vengono riempiti da questa radiolarite che sta intorno, questa radiolarite bianca, che è dove si sedimentavano questi tronchi. Infatti il bianco è la radiolarite che riempie le cavità, e il nero è ancora sono i pochi residui che ci sono del legno. Altri tipi di legni possono fossilizzare in questa maniera, silicizzare. Uno tipico sono le palme fossili della zona fra il Texas e la Louisiana. Anche ci sono le cicadee, che è un tipo di palma piccolino. Anche queste sono piante molto antiche, esistono ancora, però oggigiorno sono molto, molto rare, molto poco diffuse. E la cicadella, in realtà, di tutti i legni, è forse uno dei più rari, anche questa dell'Argentina. Oppure, ancora più indietro nel tempo, andiamo in questo deposito del Permiano, sono felci arboree del Brasile, quando ancora non si erano sviluppate altri tipi di piante, e le piante dominanti sulla terra erano appunto queste felci.